Tre anni fa abbiamo aperto la prima sede di Sinistra Classe Rivoluzione qui nel centro storico di Napoli. Questo luogo vuole porsi come punto di riferimento sia per i giovani che per i lavoratori nella lotta contro il capitalismo e nella difesa delle idee marxiste. Per quanto nell'ultimo anno siamo stati obbligati a spostare gran parte della nostra attività politica online a causa della pandemia, noi pensiamo che questo luogo non solo sia da difendere, ma anche da rilanciare per le lotte future. Questo video infatti vuole presentare il nostro progetto di crowdfunding che consente a chiunque voglia di sostenere la nostra attività politica, che è completamente autofinanziata. Tutte le offerte saranno utilizzate per migliorare la nostra sede, per ristrutturarla, per renderla più accogliente e anche per ampliare la nostra biblioteca. È possibile sostenerci con qualsiasi cifra, tuttavia ci saranno delle ricompense. Con un'offerta di 15 euro vi sarà mandata una shopper in tela, invece con un'offerta di 20 euro una maglietta o in alternativa un abbonamento di 10 numeri al nostro giornale Rivoluzione. Infine, con un'offerta di 50 euro vi sarà mandata un'opera d'arte numerata di Antonio Barbagallo, che è un artista napoletano di arte contemporanea. Utilizzando il link che si trova al di sotto di questo video potrete accedere al nostro progetto, trovare tutte le informazioni a riguardo e anche le foto delle diverse ricompense. Antonio Barbagallo è un artista napoletano attivo sin dagli anni 70. La sua ricerca artistica unisce diverse tecniche cercando un connubio tra la materialità dell'arte e le nuove esperienze digitali. Nel 2018, quando fu inaugurata questa sede, realizzò e donò l'opera che si vede alle mie spalle, chiamata Come le onde del mare. In quest'opera Barbagallo sceglie di non rappresentare dei singoli individui nell'atto di manifestare, ma l'essenza della lotta in sé. Infatti i personaggi si sovrappongono e si affollano in questa scena che rappresenta l'essenza della lotta, astraendola dalla contingenza storica. In questa sede, in questi anni, abbiamo organizzato tante iniziative, presentazioni di libri, delle nostre riviste, ma anche iniziative di carattere più ludico e cineforum che ci hanno permesso di affrontare il tema dell'antirazzismo, dell'antifascismo, ma anche della necessità di condurre una lotta contro l'oppressione di genere. È qui che organizziamo il lavoro e da qui che parte il nostro intervento. Un intervento nel movimento operaio e studentesco in cui diciamo sempre chi siamo e per cosa lottiamo, con la prospettiva costante di far avanzare la lotta e di dargli una prospettiva chiara. Tante iniziative ci rimangono ancora da organizzare. La situazione pandemica non ci ha permesso di organizzare queste attività in presenza, per cui abbiamo deciso di organizzarci attraverso altre forme di autofinanziamento anche online e da qui nasce l'idea di organizzare un crowdfunding. Solo attraverso l'autofinanziamento noi possiamo condurre la nostra attività politica in modo completamente indipendente. Per cui ti chiediamo di sostenere la nostra battaglia e ti chiediamo di aiutarci con un contributo.